Benvenuto a Fabiano Galli, Senior Sales Manager di AXA Investment Managers, al quale vogliamo chiedere innanzitutto come sta andando il 2019, poi seconda analisi, dato che siamo al Salone, c'è il tema della sostenibilità che è in primo piano, capire da lei come interpretate questa tematica. Allora, il 2019, iniziamo appunto dalla prima parte della domanda. Il 2019 si sta presentando un anno un po' particolare, nel senso che dal punto di vista dei mercati abbiamo un anno eccezionale. I mercati sono partiti in forte rialzo e questo ovviamente lo riscontriamo nei risultati del primo trimestre, ormai appena conclusosi, dei nostri fondi. Devo dire chiaramente i fondi azionari hanno avuto dei risultati particolarmente brillanti, ma diciamo anche gli strumenti che l'anno scorso avevano un po' sofferto a causa del cattivo ultimo trimestre dell'anno hanno abbondantemente recuperato le perdite dell'ultimo trimestre dell'anno e sono oggi complessivamente in guadagno. Quindi dal punto di vista dei mercati l'anno è stato particolarmente brillante, se non ricordo male il primo trimestre come performance sulla yield, che è una categoria, un asset class in cui noi siamo molto presenti come gestori di portafogli, è stato probabilmente il miglior primo trimestre dal 95, non vorrei sbagliare, ma credo il miglior primo trimestre degli ultimi 25-30 anni, quindi sicuramente positivo. Per quello che riguarda invece i clienti, in realtà li vediamo un po' timidi, nel senso che le perdite, probabilmente i movimenti bruschi dell'ultimo trimestre dell'anno scorso hanno in qualche modo inciso più di quanto ci raccontino i nostri interlocutori sul sentiment dei clienti finali, sul sentiment dei risparmiatori, che sono stati invece molto più timidi. Se poi andiamo a guardare i dati di raccolta, anche i dati pubblicati recentemente da Assogestioni, vediamo alla fine raccolte molto basse negli strumenti di risparmio gestito, e questo di solito si abbina a più a tematiche legate, come dire, al conto corrente, cioè non investo i soldi piuttosto che uno specifico problema legato ai prodotti di risparmio gestito. Quindi dal punto di vista appunto abbiamo avuto queste due dinamiche contrapposte. Speriamo che questa volta l'attività dei consulenti riesca a smuovere il sentiment dei clienti per tempo, per cui gli eviti di entrare sui massimi come spesso accade e gli permetta di, insomma, iniziare a costruire posizioni quando è il momento di farlo piuttosto che quando sarebbe il momento di uscire. Venendo al tema del Salone del Risparmio, ovviamente il tema scelto è il tema ESG. Gruppo AXA, essendo un gruppo francese, è molto sensibile a tutto quello che è stato il movimento di opinione di COP21 e quindi ha sposato da tempo questi criteri. Noi applichiamo criteri ESG alla larga parte delle nostre masse, applichiamo criteri ESG a 650 dei 750 miliardi che gestiamo, applichiamo ovviamente innanzitutto criteri esclusivi, abbiamo però anche una dozzina di miliardi nell'area del cosiddetto impact investing, l'area per cui non solo misuri rendimenti finanziari ma misuri anche i rendimenti in termini di sostenibilità e di rispetto dei valori che dichiari di sostenere. Era il tema della nostra conferenza, abbiamo recentemente lanciato un fondo che si chiama AXA Framlington Woman Empowerment, che si occupa, che investe diciamo nel tema della gender diversity. Mi spiego meglio, cerchiamo di individuare le aziende che hanno un'alta presenza di una alta rispetto alla media presenza di donne all'interno nei posti decisionali, non solo all'interno dei management board ma proprio nei posti decisionali, piuttosto che una particolare attenzione alla condizione della donna nell'ambito lavorativo, perché ci siamo resi conto che queste aziende nel tempo tendono ad avere una performance migliore rispetto alla media dei mercati, dei settori di appartenenza. Di solito hanno utili più stabili nel tempo, una crescita più costante degli utili, e questo chiaramente piace molto a noi che siamo investitori azionari di lungo termine.